Devo esortarvi a sfruttare al meglio le buone possibilità che avete ora con l'apertura del tempio di Sai Baba voluta da me in questa città, dove ora voi state lottando in un mare di confusione e di ansia mondane. La possibilità deve essere utilizzata per il miglior profitto. Questo è il segno di un uomo intelligente. Come il cuore è per il corpo, così è il tempio di un villaggio per una comunità. La costruzione dei templi, l'installazione degli idoli in esso, celebrando varie feste in connessione con il culto, là sono tutte buone azioni e forniscono formazione per il servizio. Danno opportunità di sacrificio e di stacco. Sono una forma di tapas, penitenza. Quindi sono contento riguardo a questo tempio, che è stato costruito attraverso la penitenza delle persone. Di recente si sta diffondendo questa moda di costruire i templi e i mandir. Innanzitutto le persone devono installare il Signore nei loro cuori, poi hanno il diritto di impegnarsi nella costruzione dei templi per il Signore. Ancora una volta la costruzione di nuovi mandir e di templi ha portato a trascurare i templi vecchi. Ed è una cosa molto sbagliata da fare. I vecchi templi sono stati costruiti rigorosamente secondo le regole shastraiche e molte generazioni di devoti li hanno riempiti con la loro compassione e preghiera. È un sacrilegio spianare la strada al loro declino. Inoltre, questo è diventato un nuovo tipo di attività, questa moltiplicazione dei templi. Ne aumentano di nuovi e si accelera la rovina dei templi già esistenti, poiché la gente inizia a raccogliere fondi e in questo processo molti si arricchiscono a costo del pubblico, a costo dei creduloni, delle persone credulone. Quando c'è il grido angosciato per il cibo, il rifugio, i soldi vengono spesi per i templi, dove già esistono in abbondanza. Questo non deve essere incoraggiato. Lo stesso Signore è adorato ovunque e non è necessario costruire un tempio per tutti con nuovi nomi e moduli. Dovete dire alle persone di vedere in tutte le forme e sotto tutti i nomi lo stesso Dio. Questa è la formazione di cui hanno bisogno. La ricerca della verità, la promozione della moralità, questi sono stati gli ideali dell'India e questi erano considerati essenziali per la realizzazione di Dio. Questo è il motivo per cui in questo stretto settore, su questa lunga strada stretta, lungo le viuzze, le corsie trasversali, in questa piena umanità che si è versata, io suggerisco a questa commissione che cambino il luogo dell'incontro di domani, in modo che le persone possano sedersi comodamente e ascoltare i discorsi. Vedendo la vostra devozione e la vostra sofferenza e la vostra pazienza, coloro che dubitano della descrizione della devozione di Gopa e Gopi di Brindavan nel Bhagavata possono essere convinti che il Bhagavatam abbia ragione.
È da soddisfare questa sete che tutti voi avete per l'ispirazione spirituale e la conoscenza, quella del Prashanti Vidvana Mahasabha di cui parlava Patrudu, è stata fondata da me. Eseguirà questo dovere in tutto il paese. In epoche passate molti saggi, re e asceti hanno lasciato le loro case soffermandosi nella loro solitudine nelle foreste e guadagnando così in modo autonomo la beatitudine illimitata e hanno insegnato agli altri la fonte della loro felicità, cioè che il divino è racchiuso nell'essere umano. Rimuovete i vizi della lussuria e dell'odio e metteteli fuori, mettete fuori le fiamme furiose della rabbia e dell'avidità. La ricostruzione individuale è molto più importante della costruzione dei templi. Moltiplicate le virtù, non gli edifici. Praticate ciò che predicate, questo è il vero pellegrinaggio. Purificate le menti da invidia e malizia, questo è il vero bagno nelle acque sante. A che serve avere il nome del Signore sulla lingua se il cuore dentro è impuro? L'ingiustizia e il malcontento si stanno diffondendo dovunque e questa è l'unica colpa dell'uomo, dire una cosa e fare il contrario. La lingua e le mani vanno in diverse direzioni. L'uomo deve sistemarsi e correggere il suo cibo, la sua ricreazione e il suo modo di trascorrere il tempo libero e le sue abitudini di pensiero. All'inizio ci sono solo due entità, io e tu, Tat e Tvam, Aham e Brahma. Ma in terzo luogo questo Prakriti, mondo, è venuto tra noi o piuttosto ci illude di essere nel mezzo, tra noi. Voi conoscete alcune persone che vanno in giro portando proposte di matrimonio e sono chiamati intermediari, vanno dai genitori della sposa e suggeriscono un certo sposo e lo lodano creando il desiderio e cercando di assicurarlo per il matrimonio della figlia. Poi passano al villaggio dello sposo e persuadono quella parte insistendo su una grande somma di denaro come prezzo dello sposo prima di accettare la figlia dalla prima parte. Quando finalmente il matrimonio è concluso, essi scompaiono. Prakriti è allo stesso modo come questi intermediari. Quando io e tu si uniscono, Prakriti, il mondo, scompare. Il suo ruolo è quello di rivelare il tu all'io. Questo è tutto. Di fatto, l'io è della stessa natura del tu, come il fiume e il mare, o come l'onda e il mare. Questo è il motivo per cui mi rivolgo a voi sempre come Amrita Svarupalara. Voi, la cui natura è l'immortalità, Prema Svarupalara. Voi, la cui natura è amore, Shanti Svarupalara, la cui natura è tranquillità, pace. Nessuno si rivolge a un raduno come Dustulara, che significa o voi malvagi, oppure Durmagulara, che significa o voi vili. Per tali parole non sono usate e assolutamente non descrivono la vera natura dell'uomo, che è invece amore, tranquillità, bontà e immortalità. Questa malvagità, viltà e vizio sono errori di giudizio che si allontanano durante il pellegrinaggio, attraverso l'ignoranza, l'illusione e la confusione.
Proseguite dritti lungo il sentiero del karma, azione, e del dharma, virtù, verso Brahma, il supremo, la realtà. Questo è il vostro destino, il karma deve essere compiuto, non c'è modo di allontanarsi. Ognuno ha il suo compito assegnato secondo lo stato, il gusto, la tendenza e il merito guadagnato. Fatelo con il timore di Dio e del peccato nel profondo del vostro cuore. Il dolore è benvenuto in modo che possa avere successo e fallimento come i colpi del martello che servono per modellarvi e farvi diventare un robusto ricercatore. Il contenuto interno è più importante dell'apparenza esteriore, della prosperità esteriore. Il Dharma è il codice morale, l'esperienza dei saggi, la disciplina del controllo che controlla la mente e i sensi. Ci sono molti di questi freni che operano sull'uomo, Vyakti Dharma, controlli che colpiscono l'individuo in quanto tale. Sahaja Dharma, controlli che riguardano la natura dell'uomo, come uomo. Ashrama Dharma, controlli che influenzano il palcoscenico della vita, come il capofamiglia, lo studente, l'ascetico. Vama Dharma, controlli che sono relativi ai doveri che gravano sull'uomo come membro della comunità. Tutti questi freni sono complementari, non provocano confusione, aiutano a progredire ognuno per conto proprio e a modo suo. Krishna ricordò ad Arjuna del suo Vama Dharma come Kshatriya e anche del suo Sahaja Dharma come lo strumento nelle mani del Signore. Oltre a questi c'è anche il Vishesha Dharma, cioè gli obblighi delle occasioni speciali di fronte a situazioni speciali. Voi dovete quindi camminare con cautela verso l'obiettivo. Questo tempio è fatto solo di mattoni e malta. Questo idolo non è altro che pietra, ma siete determinati a vedere in esso il principio divino. Se riuscite a penetrare dietro la pietra e vedere la base divina, quanto sarà facile vedere il Signore che risiede nel cuore di ogni essere vivente e in ogni essere umano? Provate a rendervene conto per primi, in modo che la vostra fede in questo idolo e in questo tempio possa essere ben risolta. Reverite l'uomo. Reverire l'uomo è il primo passo verso la riverenza per Dio, perché l'uomo è pratyaksha, percepibile, mentre Dio è paroksha, impercettibile. Le Upanishad dicono che il tuono insegna da, daya, compassione, dama, autocontrollo, agli dèi e dharma agli uomini. Ora, dal momento che l'uomo è costituito dai tre, un po' orco, un po' dio e un po' uomo, l'uomo deve esercitarsi a essere gentili con tutti, a essere padrone della propria mente e dei propri sensi e a essere costantemente allerta sul sentiero della lotta. Questo è il consiglio dato dal cielo nella voce del tuono. Il viaggio di ogni uomo è verso il cimitero. Ogni giorno si avvicina il momento della morte, quindi non ritardate il dovere che dovete eseguire per il vostro bene. Riconoscete di essere Shiva, Dio, prima di diventare uno Shava, un cadavere.
che vi salverà da ulteriori morti. La prima cosa che dovete fare è imprimere nella vostra mente la realtà, recitare il nome di Dio e soffermarvi sulla sua gloria nella vostra mente, in modo che la lingua non si allontani da argomenti minori o la mente vi trascini via in campi inferiori. Perciò ora vi farò cantare alcuni nomi.